prossimo panel che eh, tratta di sviluppo economico e scambi mondiali rischi e opportunità del decennio vorrei soltanto sottolineare che per un sistema industriale lombardo veneto che è molto investito negli Stati Uniti e in Cina è un tema particolarmente significativo chiamo sul palco il presidente della sessione Enrico Sassun grazie, grazie Luigi. Luigi grazie mille grazie per essere qui questa sessione è importantissima perché ci deve dire che cosa succede nei prossimi anni a tutti noi, all'economia, forse anche alla finanza e in ogni caso alla prospettiva che noi in questo momento stiamo vivendo di un rimbalzo economico molto interessante, molto forte eh, e che dovremo cercare di capire insieme ai nostri ospiti se si potrà trasformare in una ripresa. Eh, di lungo termine, eh, questa sessione è in collaborazione con Oxford Economics. Voi sapete che ogni sessione in collaborazione con un partner scientifico almeno uno. In realtà alla fine sono 20 partner scientifici a garanzia della qualità eh, di quello che andiamo a proporre. E in questo caso questa organizzazione internazionale di Oxford Economics è veramente un punto di, eh, di riferimento. Allora, il il tema, come vi dicevo, è un tema estremamente, estremamente importante e abbiamo per discuterlo del, eh, degli esperti veramente di, di grande eh, interesse. Li chiamo qui sul palco eh, Giovanni Dolcetta, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria e Vicenza. Grazie Giovanni, raccomodati. Eh, abbiamo con noi Manuela D'Onofrio, Head of Group Investment Strategy di Unicredit. Manuela. Abbiamo con noi Emilio Rossi, Senior Advisor di Oxford Economics e direttore dell'Osservatorio del Terziario di Manager Italia. Emilio. E abbiamo in collegamento eh, Gianmarco Montanari, che è direttore generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Eccolo qua. Gianmarco mi senti? Gianmarco? Mi senti? Non mi senti? Noi non ti sentiamo quindi dovete mettere a posto l'audio no, per cortesia. Esatto, ecco. esatto, ciao Enrico, ciao a tutti. Ecco, fantastico. Tutti. Allora non so se ci hai sentito nelle altre sessioni Gianmarco, ma eh, eh, ho, ho insistito noiosamente, ammetto, insomma, ho insistito sul, sul, su questa bellissima collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia fin dall'inizio. Per noi è veramente importante la tua presenza, la presenza ieri di Giorgio Metta e la presenza anche di, eh, del presidente del, dell'ITI eh, di Gabriele eh, Galateri che è presidente anche di assicurazioni generali che è nella giuria del nostro premio Eccellenza d'Impresa che peraltro abbiamo assegnato solo pochi giorni fa. E che è stato vinto da una bellissima azienda italiana di nome Zucchetti. Ne avremo eh, avremo occasione poi di, di tornare su questo, perché eh, ci, ci saranno altre occasioni in cui sarà presente. Ecco allora, eh, lasciatemi introdurre brevissimamente il tema. Abbiamo definito appunto questa sessione sviluppo economico e scambi mondiali, che è la prima parte del tutto, e la seconda è i rischi e le opportunità del decennio. Ora va detto che come in tanti altri campi andare al di là di qualche anno nella previsione economica è un po' azzardato. Eh, la, le scienze economiche sono scienze sociali, non sono scienze per cui si possa stabilire sempre una diretta relazione fra causa e effetto e soprattutto le variabili che afferiscono sono talmente tante che il quadro può cambiare veramente da un momento all'altro. Comunque siamo, eh, cercheremo di eh, dire innanzitutto di capire quello che accadrà nei prossimi 2-3 anni e poi se possiamo proiettare lo sguardo un po' più in là, magari anche verso la fine del decennio, ci sono anche dei numeri che vengono proposti anno per anno sulla crescita, sull'inflazione nei prossimi 2-3-4-5-6-7 anni. Um, hanno valore eh, certamente molto più eh, da vicino che non da lontano, ma anche quelle lontane non sono delle indicazioni inutili perché ci si posiziona in previsione di quello che potrà accadere e, e poi man mano si aggiusta il tiro. Quindi eh, guarderemo anche a un orizzonte di medio e quasi, lungo, e quasi lungo termine. Allora che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che siamo giustamente, peraltro non poteva che essere così dopo una caduta formidabile, storica. Della crescita nel 2020 tra il 10, il 12, il 14%, cose che non si vedevano da un bel po', della crescita del prodotto lordo in quasi tutti i paesi e poi mediamente a livello mondiale del 5-6%, una qualche cosa che tutti abbiamo sperimentato fino al primo o secondo trimestre di quest'anno, e adesso siamo in presenza di un rimbalzo. Ripeto, non poteva non, non verificarsi nel momento in cui diciamo, la tensione determinata dal lockdown e dalla pandemia. Ha cominciato ad allentarsi. Eh, fatto salvo quello che può succedere se adesso le cose torneranno a essere un po' più brutte di quello eh, che speriamo che sia. Ma insomma, supponiamo che, per, che, che la, almeno l'elemento pandemia non, non tenderà a tornare come quello appunto di 12, 15, 18 mesi fa. Quindi, eh, le, quali sono le condizioni per cui eh, questa, questo rimbalzo che anche noi in Italia abbiamo con una crescita quest'anno del 6% e forse anche di più, eh, potranno poi diventare una stabilizzazione della crescita nel, nel più lungo periodo e quindi nei prossimi anni. Ci sono delle condizioni naturalmente, noi negli ultimi anni abbiamo vissuto in una situazione abbastanza confortevole dal punto di vista delle politiche. Economiche e tutti ricordiamo cose abbastanza paradossali, per cui con un'inflazione estremamente bassa abbiamo avuto tassi di interesse neutrali o addirittura negativi. Questo con un'offerta una di moneta molto molto elevata, il quantitative easing e con politiche fiscali che sono rimaste diciamo, coerenti con, questo, con questa necessità di finanziare la ripresa. Naturalmente questa cosa non è partita l'anno scorso, sapete che la politica monetaria in questi termini da parecchi anni, ma la domanda è ed è, ed è stato possibile mantenerla proprio per il fatto che l'inflazione era in minimi termini. Eh, certamente nel momento in cui siamo andati a finanziare, a finanziare il rimbalzo, è eh, sorto eh, in tutti i paesi, insomma i, i governi hanno finanziato quelli che erano i problemi del momento e quindi sui redditi o anche sugli investimenti delle imprese. E naturalmente eh, è sorto, si è aggravato diciamo, il tema dei debiti, eh, del debito pubblico. In un paese come il nostro è salito non, che già non stava bene, dal 130 al 160 E quindi questo si porrà un problema: di come fare a tornare indietro. Eh, e, e il problema, naturalmente, ha eh, due, due corni, perché. Eh, ci si può proporre di ridurre il debito eh, per esempio aumentando l'imposizione fiscale oppure tagliando le, le, le spese oppure si può cercare di agire sul denominatore del rapporto debito. Debito PIL e quindi cercare di stimolare la crescita in maniera tale da rientrare. E questo è uno dei temi in discussione. Vediamo, vediamo come la pensano i nostri ospiti. Poi c'è il tema dell'inflazione. Naturalmente, perché l'inflazione negli anni scorsi era molto bassa, ma adesso ha ricominciato a farsi vedere. E quindi condizionerà inevitabilmente la politica monetaria perché ci sono dei target molto precisi ai quali fanno riferimento le banche centrali, e questi target ormai sono o vicini o in qualche caso anche superati, quindi è possibile. Non dico una stretta monetaria, ma la fine accelerata di questo grande e lungo periodo di eh, politiche monetarie molto, molto favorevoli. Eh, sappiamo che l'inflazione ha diverse componenti, una delle componenti era abbastanza inaspettata, e adesso morde parecchio: quella delle materie prime, delle fonti di energia. Eh, ma un'altra componente è anche quella delle catene logistiche a livello mondiale, che hanno creato, in cui si sono creati per motivi ben noti insomma, dei colli di bottiglia. In qualche caso comincia a comparire anche un tema relativo al costo del lavoro, per una serie di motivi che, sono, che, vanno, che vanno analizzati, non sono tutti uguali in tutti i paesi, ma questo tema si sta, si sta, riprese, si sta già ripresentando. Quindi ehm, che, eh, tutti questi elementi ehm, po potranno condizionare in negativo o in positivo quelli che sono gli sviluppi eh, della situazione nei, eh, nei prossimi anni. Poi ci sono anche altri elementi. Che stanno sullo sfondo, oppure decideremo anche, decideranno i nostri, i nostri speaker di prenderli in considerazione e in, in che misura, per esempio, la questione proprio del cambiamento climatico perché se nei prossimi anni si dovrà dare una forte accelerazione agli investimenti in questo campo, indubbiamente avrà degli effetti sulla crescita, sulla, sulla spesa pubblica, sull'inflazione, chi lo sa, bisogna discuterne, analizzare. E ci sono ancora altri elementi, perché ripeto, la pandemia noi non sappiamo come andrà, se morderà di più o di meno, sperabilmente qualcuno dice, c'era un articolo dell'Economist in questi giorni. 2022 sarà risolutivo, speriamo che sia risolutivo, ne abbiamo sentito parlare ieri dagli esperti. Insomma, il tema e il quadro è molto è abbastanza chiaro, voglio dire ha alcune complessità, ma certamente vediamo abbastanza lucidamente quello che potranno essere gli sviluppi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Allora, inizierei, visto che la sessione è in collaborazione con Oxford Economics, chiederei a Emilio Rossi di dare una prima sua. Valutazione di tutto questo, in particolare credo che Emilio si diffonderà sul tema dei debiti. Emilio a te eh, grazie Enrico e grazie agli oltre 80.000 collegati eh, online, la cosa ci fa molto molto piacere. Eh, grazie per l'introduzione, hai, hai messo a punto quelli che sono sicuramente i temi all'ordine del giorno, in, in previsione. Di quello che può svilupparsi nel prossimo decennio, diciamo come ottica, io farei prima di tutto due premesse che sono abbastanza ovvie, ma che vanno tenute presenti anche per altre sessioni che abbiamo visto oggi, e quindi credo sia importante ripeterle, anche se appunto sono quasi ovvie. Tutte le analisi che presentiamo dipendono dall'andamento del COVID e dalle campagne di vaccinazione, sostanzialmente. Chiaramente. Eventuali misure di restrizione che dovessero ritornare anche nei paesi che avevano aperto di nuovo il, il, la, la mobilità del, eh, e alla mobilità e anche alla, eh, come dire, alle attività economiche, anche quei paesi lì potrebbero dover riavere delle, delle chiusure, e questo andrebbe a intaccare qualsiasi analisi di cui parliamo oggi. Quindi, direi che questo qui è una prima premessa che va fatta. Eh, la seconda è: il, diciamo che nel dibattito politico e mediatico si tende un po' a mettere insieme quelle che sono problematiche di breve e di lungo termine. In realtà le due cose sono diverse, sono diverse sempre, in qualsiasi tipo di analisi economica che, che sia stata fatta da sempre. In questo momento in particolare, dopo un anno così drammatico come quello del 2020, colpito praticamente da un meteorite. Eh, chiamato Covid-19, eh, in questo momento le due cose vanno tenute distinte e questo eh, lo vediamo particolarmente sulle questioni di politica eh, economica e monetaria, di cui poi eh, parlerò anche dopo. Eh, quindi queste due premesse secondo me sono eh, fondamentali: Covid-19 da tenere presente e breve e lungo termine da tenere in qualche modo distinti. Eh, per inquadrare il tema, direi che ci sono, per il tema del prossimo decennio, direi che ci sono sostanzialmente tre parole chiave, tre keywords, e le ha già accennate Enrico peraltro, sono la lotta al cambiamento climatico, l'inflazione e il debito. Queste sono interconnesse tra di loro, la situazione è particolarmente complessa, che è diverso da complicato, è un tema della complessità, su cui peraltro in termini di complessità dal punto di vista... Dei sistemi della fisica se ne è occupato il nostro premio Nobel Parisi, eh, appunto, che ha vinto il premio Nobel proprio su questi temi della complessità. La situazione che abbiamo davanti e per il prossimo decennio è, si rifà alle questioni della complessità, quindi, questo è un altro elemento da tenere ben presente. Comunque, le tre keywords da tenere in mente sono inflazione, debito e eh, lotta al cambiamento climatico. Sulla lotta al cambiamento climatico abbiamo eh, un pomeriggio intero domani pomeriggio con i migliori esperti credo che si possano trovare eh, in Italia, quindi rimando sostanzialmente a quello che diranno loro su come eh, sarà possibile eh, mettere insieme i vari aspetti di quella che già da, da sola la lotta al cambiamento climatico ha degli aspetti di complessità assolutamente eh, importanti. Mi limito a fare due considerazioni che hanno a che vedere con gli aspetti economici. Uno è che la lotta al cambiamento climatico, comunque la si veda, comporta una trasformazione radicale di tutto il sistema economico, produttivo, del sistema dei consumi e anche dei prodotti che finiremo per usare. Noi abbiamo fatto come Oxford Economics un'analisi di impatto su quello che può essere. Eh, un cambiamento diciamo sulla base di un'ipotesi media di ehm, policy in termini di eh, come dire, eh, quanto possano essere, eh, essere realistiche le varie eh, misure da prendere per limitare le emissioni, quindi a fronte di questo al 2035 abbiamo una, per una perdita del PIL globale. Di circa 4-5 punti percentuali di, eh, di GDP, eh, quindi non una cosa eh, diciamo drammatica, però neanche da sottovalutare, 4 punti e mezzo di GDP sono tanti nel, nel giro di 10 anni. Eh, quello che però poi rimane è l'altro punto che voglio fare sulla lotta al cambiamento climatico, è, sulla quale però è difficile. Eh, ad oggi avere una prospettiva perché dipenderà dalle scelte tecnologiche che verranno fatte e dal tipo di investimenti che verranno fatti, eh, il tema della produttività, il tema, eh, la lotta al cambiamento climatico comporterà questa trasformazione radicale del sistema, quanto di quello che verrà fuori da questa trasformazione radicale, se sarà effettivamente un, un nuovo sistema che ha una maggiore capacità di crescita della produttività. Questo qui lo sapremo soltanto tra qualche anno, quando vedremo la tipologia di investimenti e di misure che verranno prese per andare in quella direzione. Però, come dicevo, sicuramente ne parleranno di più domani pomeriggio, andranno molto più in profondità e sono i veri esperti della lotta al cambiamento climatico. L'altra parola chiave su cui mi voglio focalizzare è l'inflazione. Eh, poi passerò al debito. Ma l'inflazione è, è un punto in questo momento molto dibattuto negli ambiti eh, degli analisti economici, finanziari, dei policy maker. Eh, C'è obiettivamente in questo momento una, eh, una spinta molto forte, è un elemento che non avevamo in qualche modo considerato in questi, in questi termini, ce l'aspettavamo perché inevitabilmente dopo una pandemia che ha cambiato completamente il rapporto domanda offerta, eh, shock, eh, uno shock asimmetrico, probabilmente più di offerta che di domanda, ma anche comunque eh, con impatti sicuramente, come dicevo, asimmetrici. Eh, quindi, ci aspettavamo una certa eh, diciamo frizione che avrebbe creato poi una ripresa dei prezzi. Negli Stati, negli Stati Uniti, quantomeno, questa ripresa dei prezzi è stata più forte di quello che ci aspettavamo. Eh, e lo è in realtà anche in, in Europa, però in misura molto minore rispetto agli Stati Uniti. E questo è un primo elemento che, secondo me, va tenuto ben presente. Eh, gli Stati Uniti hanno un'inflazione un totale degli ultimi, negli ultimi dati intorno al 6%, in Europa ce l'abbiamo intorno al 4%, però quello che conta in realtà anche per i policy maker, per la Fed, per le banche centrali, la Banca Centrale Europea, eh, è più quello che conta l'indicatore che viene chiamato core inflation, cioè quello che prescinde dagli aumenti di prezzo delle materie energetiche sostanzialmente. Eh, e lì vediamo che mentre negli Stati Uniti eh, c'è un'inflazione già importante del 4%, eh, l'inflazione core in Europa è ancora intorno al 2%, quindi non è ancora da considerare eh, assolutamente preoccupante. Perché è importante tenere presente questa distinzione? Perché inevitabilmente eh, i, tem i tempi di aggiustamento all'inflazione tra quelli della Fed e quelli della Banca Centrale Europea saranno diversi. La discussione però verte non tanto sulla eh, differenza dei tempi tra Fed, tra Fed e, eh, e Banca Centrale Europea, quanto proprio sulla necessità di intervenire per eh, abbattere l'inflazione. Ecco, noi su questo siamo molto moderati, diciamo, nel senso che. Eh, prima di tutto occorre salvaguardare l'indipendenza delle banche centrali, e questo mi sembra eh, appunto che mh, sia un elemento che va tenuto sempre presente in qualsiasi, cons in qualsiasi consesso. Eh, sono loro che valutano, hanno gli strumenti per, per capire e per decidere in che modo intervenire sui mercati per ridurre l'inflazione ove fosse necessario. Ma siamo moderati anche nel senso di pensare che questa inflazione che vediamo oggi e che sta preoccupando eh, il. Sostanzialmente il mondo occidentale, chiamiamolo occidentale, eh, è un'inflazione che è dovuta soprattutto a fattori temporanei, come dicono le banche centrali, e invece normalmente vengono rimbrottate per sottovalutare quelli che sono fattori strutturali. Fattori temporanei sono, 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 sono tanti, c'è una questione cioè un, di tipo anche statistico che è effetto, un effetto base come viene definito, cioè il fatto che ci si confronta con un periodo di prezzi particolarmente bassi, come era quello ovviamente della pandemia, ci sono fattori di tipo anche geopolitico. Putin che decide di eh, bloccare eh, o ridurre le, le esportazioni di gas verso l'Europa e questo ha fatto aumentare moltissimo in Europa i prezzi del gas, ma non può andare avanti. Cioè, infatti, Putin ha già cominciato a fare marcia indietro, è un fattore geopolitico sicuramente di breve, di breve durata. Ci sono altri fattori, anche questi temporanei, problemi nei porti dovuti al, blo al blocco di eh, navi, container e quant'altro, in porti che, non erano, che, che sono stati bloccati dalla pandemia stessa. C'è una serie di, di questioni che ci fanno pensare che questo eh, spike, questa crescita dell'inflazione sia effettivamente temporanea. Tanto più che poi nel medio termine ehm, non si vede per quale motivo, finito l'impatto del, della pandemia e tornati ai livelli eh, di, eh, di crescita tradizionali, chiamiamoli, quelli pre-pandemici, eh, ove si ritornasse a quei livelli, i fattori di fondo eh, che hanno tenuto bassa la crescita e l'inflazione nel ventennio precedente alla pandemia. Mh, inevitabilmente in qualche modo torneranno per esempio il problema demografico che è uno dei fattori che era considerato alla base della stagnazione secolare non c'è motivo perché questo sia cambiato il fattore demografico porta con sé anche un eccesso di risparmio un altro fattore che quasi sicuramente ritornerà a essere determinante nella determinazione dei tassi di crescita e dei tassi di inflazione tra, tra qualche anno, adesso noi ripeto, parliamo di lungo termine, quindi al di là di quello che sta succedendo adesso, eh, ci sono dei fattori che dobbiamo tenere presenti, eh, e che, che, che influiranno poi sul periodo per arrivare al 2030-2035. o E eh, tra questi, ovviamente, c'è la questione della, della produttività del sistema, e lì ci riagganciamo invece eh, al discorso che facevamo prima, Dipende, dipenderà anche da come la lotta al cambiamento climatico riuscirà a far ripartire eventualmente questa eh, produttività del sistema, mm, però insomma, dobbiamo aspettare, vedere, come dicevo prima non è chiara questo, questo elemento qui, nel complesso i fattori di medio-lungo termine che erano precedenti alla, che erano precedenti alla pandemia eh, rimarranno anche per, i prossimi, eh, per, per il futuro insomma, per i prossimi dieci anni. E questo terrabbassa di nuovo l'inflazione. Perché tutta, tutto, eh, diciamo, Questi discorsi sono in qualche modo anche preliminari a quello che è il discorso sul terzo fattore, l'ultimo che tocco, che è quello del, del debito, come dicevo prima, le tre, eh, i tre, le tre keyword da tenere presenti, cioè quello del debito. Quello del debito, eh, diciamo che è, è eh, un problema che in questo momento si presenta in una maniera eh, quasi drammatica, nel senso che, da un lato, perché viene sottovalutato come problema, nel momento in cui viene sottovalutato, poi c'è il rischio che, quando, che scoppia all'improvviso. Dall'altro canto cioè, ci sono dei fatti, nel senso, secondo le stime del Fondo Monetario e dell'International Institute of Finance nel 2020 si è arrivati a livelli di debito che erano doppi di quelli che c'erano nel 2007, cioè prima della grande crisi finanziaria, oggi siamo a livelli doppi. Allora, che questo parliamo a livello globale, ma inevitabilmente poi ci sono delle declinazioni diverse a seconda delle aree geografiche, a seconda di quali sono i detentori del debito, se pubblico, privato, eccetera. Però diciamo che l'ordine di grandezza non è tanto diverso anche per queste disaggregazioni. Quindi, parliamo di problematiche con numeri molto importanti. E, diciamo che in che modo? Allora, prima di tutto, il debito non è che vada restituito di per sé, il debito deve essere sostenibile, cioè bisogna sempre essere in grado di trovare qualcuno che ci finanzia questo debito. Evidentemente è più facile riuscire a finanziare questo debito se i tassi di interesse sono bassi e questo quindi dà una, eh, come dire, dà una mano al debitore no, a finanziarsi sul lungo termine con tassi di interesse bassi. Eh, Qui entra la questione della reazione all'inflazione che potrebbero avere le banche centrali, ossia le banche centrali si trovano da un lato ad avere un tasso di inflazione probabilmente temporaneo, elevato, che quindi vengono spinte in qualche modo a eh, controbattere con, con l'aumento dei tassi di interesse, ma se le banche centrali aumentano i tassi di interesse si trovano in mezzo al guado, in mezzo ai casini per il controllo del, del debito che può scoppiare eh, se i tassi di interesse dovessero invece essere eh, portati verso l'alto in maniera rapida o comunque diciamo più rapida di quello che sono le attese dei, dei mercati. Eh, gli asset, gli, I prezzi degli asset eh, a livello globale sono mediamente piuttosto alti e anche questi dipendono, il fatto che sono alti, eh, dipende anche lì dal fatto che l'inflazione è bassa e i tassi di interesse sono bassi. Ehm, ove di nuovo i tassi di interesse vengano aumentati in maniera non, ehm, diciamo, non, con una tempistica non appropriata, ci sarebbe un rischio da questo lato. Quindi, chiudo per, dicendo che al essere al posto dei policy maker in questa situazione post pandemica è assolutamente. Eh, come dire una cosa che non, personalmente non vorrei essere in Europa insomma, ecco, per, per, per capirci perché se, se abbassano i tassi di interesse vengono accusati di spingere l'inflazione se li alzano rischiano di far saltare il debito quindi ecco questo è un po' il quadro che eh, il, il direi, qua, di fronte al direto. quale ci, ci esatto. troviamo grazie Emilio molto chiaro ci sono tutta una serie di elementi che richiedono grande ponderazione, anche se eh, dobbiamo notare che effettivamente nel, nel, negli ultimi anni c'è stata grande coerenza a livello mondiale per quanto riguarda le politiche economiche, c'è stata una reazione armonica a, 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 alla, alla grande crisi di dieci anni fa. Tutto sommato c'è una reazione armonica ancora adesso eh, nella vicenda della, della, della lotta alla pandemia, del contrasto alla pandemia, anche se adesso effettivamente noi potremo osservare un decoupling e quindi politiche diverse in Europa, negli Stati Uniti, poi anche in altre, in altre, in altre aree. Comunque questi sono gli elementi solidi su cui appoggiare eh, la riflessione. Manuela D'Onofrio, eh, visto dall'osservatorio di una grande banca come Unicredit, quali eh, prospettive ritenete più probabili? In ultimo Emilio Rossi ha detto che i prezzi degli asset sono alti, effettivamente i prezzi dei, le, le, le borse sono ai massimi storici, quindi eh, in, in, c'è stato un periodo molto lungo in cui tutto questo è cresciuto nonostante... Ehm, nonostante una situazione sottostante che non era delle migliori, eh, e, e, e comunque adesso ci sono appunto queste prospettive di variazione, inflazione, tassi in funzione anche del debito, e questo effettivamente sono scelte difficili, quelle delle banche centrali, per, eh, perché dovranno tenere conto anche del fatto che non, si, non ci possiamo permettere diciamo, di una, una frenata che, metta, che, 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 che possa potenzialmente generare generare un crollo, insomma, questa è una cosa che, eh, che abbiamo visto già in passato e quindi le, le variabili di cui deve tenere conto il nostro Ministro delle Finanze Emilio Rossi non sono poche. Ecco. Bene, grazie. Io vorrei innanzitutto dire questo, che eh, se guardo ai prossimi dieci anni penso che ci siano più opportunità che rischi e penso che anche, eh, anzi che questa pandemia, come spesso è accaduto nella storia dell'umanità, eh, le crisi sono delle, delle grandi opportunità per realizzare cambiamenti che in, in situazioni normali naturalmente non si riescono a realizzare. E io penso che il primo cambiamento si è verificato nell'ambito proprio delle politiche fiscali. E noi siamo stati dagli anni diciamo, 80 in poi, da Reagan, poi la Thatcher in Inghilterra, poi naturalmente con Merkel e la Germania qui, a partire dall'Eurozona, diciamo, dalla, dal, dall dalla creazione dell'Euro. Siamo stati governati da politiche fiscali di stampo neoliberista, dove naturalmente il dogma era lo Stato deve, fare, deve intervenire il meno possibile nell'economia, il debito va contenuto perché se no altrimenti si rischia eh, diciamo il default dello Stato e addirittura se ricordate nel 2008 penso venne pubblicato uno studio di due economisti molto famosi che avevano quantificato in una soglia del 60% il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo oltre il quale il rischio diciamo, di default dello Stato sarebbe aumentato in modo molto importante. Prima dicevi appunto l'economia non è una scienza esatta e non è una scienza esatta, il Giappone ci dimostra che uno Stato, quando è credibile, quando ha delle istituzioni credibili, in realtà può permettersi di avere un debito pubblico molto elevato, l'importante è che naturalmente la banca centrale lo finanzi, e l'importante è che i cittadini continuino ad avere fiducia nelle istituzioni e quindi ad utilizzare la valuta come mezzo di scambio. Il Giappone ha un rapporto debito pubblico-PIL che oramai supera il 250%, ma questo già da parecchi anni. Eh, ha una banca centrale che oramai detiene più del 60% del debito pubblico, i tassi di interesse come sapete sono pressoché a pari a zero già da, da più di 10 anni e a partire dal 2023 il costo di servire questa enorme montagna di debito pubblico per il Giappone sarà pari a zero, proprio grazie al fatto che la banca centrale giapponese da parecchi anni sta praticando questa eh, diciamo così, politica monetaria estremamente espansiva alla quale poi eh, si è ispirata una teoria diciamo, economica alternativa al neoliberismo che è quella che si chiama Modern Monetary Theory, che in realtà tanto moderna non è perché in qualche modo risale agli anni 70, che appunto invece riconosce allo Stato un ruolo determinante nella vita economica di un Paese, lo Stato deve fare quegli investimenti che il settore privato non può fare, che sono quegli investimenti che servono a rendere competitivo il Paese. Che servono a creare resilienza nell'economia e, e che naturalmente deve essere finanziato dalla banca centrale, e, e questo meccanismo funziona naturalmente fin tanto che, come dicevo prima, c'è fiducia nelle istituzioni. Tutto questo è accaduto nell'arco di poche settimane. Perché se devo evidenziare una differenza tra come gli stati hanno gestito la crisi del 2008 e come invece hanno gestito la pandemia, è proprio nella politica fiscale. Perché? Quello che è successo dopo il fallimento di Lehman Brothers è che tutte le banche centrali, chi prima chi dopo, eh, hanno attuato delle politiche monetarie estremamente espansive, prima per naturalmente evitare il fallimento di tutto il sistema bancario e poi per eh, far ripartire le economie. Tant'è vero che se voi ripensate diciamo, al decennio successivo al fallimento di Lehman Brothers, nonostante le banche avessero inondato di liquidità il sistema. Tenete presente che prima del fallimento di Lehman Brothers il bilancio della Federal Reserve non arrivava nemmeno ad un trilione di dollari nell'arco sostanzialmente di pochi anni successivi al fallimento di Lehman Brothers il bilancio della Fed era arrivato più o meno a 4 trilioni di dollari. Nonostante questo in realtà non c'è mai stata inflazione in modo preoccupante negli Stati Uniti e per tutto il decennio successivo al fallimento di Lehman Brothers anche quando il tasso di disoccupazione era sceso ben sotto il 4%, non c'è mai stata una crescita dei salari importante. E questo perché? Perché in realtà le politiche fiscali, tranne proprio il 2009, divennero subito restrittive proprio perché c'era questa ossessione di voler contenere il deficit, di riportare il debito pubblico su livelli che venivano considerati più adeguati. La differenza sostanziale con questa nuova crisi è che invece gli Stati sono stati costretti naturalmente ad attuare delle politiche fiscali estremamente espansive. Pensate che negli ultimi... Eh, cioè, allora, quindi da marzo del 2020, marzo-aprile del 2020, quando c'era ancora il Presidente Trump, gli Stati Uniti hanno attuato politiche fiscali a sostegno dell'economia pari a 25 punti percentuali di prodotto interno-lordo. No? Mentre nel caso del fallimento di Lehman Brothers, la manovra quella approvata dal Congresso per evitare proprio il collasso del sistema bancario più o meno ammontava a 7-8 punti percentuali di prodotto interno lordo. E anche qui in Europa, in eurozona, nonostante la nostra ossessione sul discorso di non avere deficit superiore al 3% e questi parametri molto restrittivi che ci eravamo dati no? di ritornare a rapporti di debito pubblico PIL sul lungo periodo addirittura al 60%, nell'arco di poche settimane è successo l'incredibile, e cioè la Commissione europea ha approvato. Un piano diciamo, di sostegno soprattutto alle economie reali dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di 750 miliardi di euro, una buona parte dei quali a fondo perduto. Mi riferisco all'Euro recovery fund. Sono tutte misure che, che non era nemmeno possibile pensare un po' di anni fa. Se ricordate quello che è successo nel 2010 con la crisi dei paesi periferici, della Grecia, se pensate semplicemente a quali diciamo. Eh, punizioni è stata sottoposta la Grecia per eh, sostanzialmente aver eh, in qualche modo comunque truccato i bilanci quindi il, il tema è grazie a questa pandemia finalmente gli stati hanno ripreso a svolgere il ruolo che gli compete, cioè che è quello di fare investimenti guardando a lungo periodo eh, per rendere la società eh, appunto più resiliente in grado di superare momenti di crisi come quello attuale e io penso che l'Italia sia forse uno dei paesi che beneficerà maggiormente eh, di, questa, di, questa nuova, diciamo, di questa nuova era perché finalmente il nostro paese potrà riprendere a fare investimenti, investimenti fondamentali, essenziali, abbiamo visto che cosa, a che cosa ci, ha, ci hanno portato 30 anni eh, di riduzione degli investimenti pubblici perché io ricordo benissimo che se non sbaglio fu il primo diciamo, ad attuare dei forti tagli alla spesa pubblica all'inizio degli anni 90, i governi Prodi e il governo Amato. Riduzione tra altre cose a settori che sono essenziali, che sono vitali per una società, quindi il settore dell'educazione, dell'istruzione, della ricerca, il settore della sanità. Quindi um, l'Italia ha un'opportunità direi unica. Eh, paragonabile a quella sostanzialmente del piano Marshall della seconda guerra mondiale, e, e devo dire abbiamo anche una combinazione strale eh, eccezionale perché, non solo abbiamo a disposizione questi fondi, ma abbiamo anche una classe imprenditoriale eccezionale con delle società che sono veramente innovative in alcuni settori, soprattutto quelli che saranno maggiormente interessati da questa trasformazione in atto e che vedremo eh, accelerare verso un'economia sostenibile, sostenibile non solo da un punto di vista ecologico ma anche da un punto di vista eh, sociale. Quindi un cambio radicale nelle politiche fiscali che rimarranno espansive ben oltre la fine diciamo, della pandemia. Eh, proprio perché se pensiamo all'obiettivo molto ambizioso che si è dato all'Eurozona di raggiungere da qui ai prossimi 20-30 anni la neutralità in termini di produzione di anidride carboniche, questo richiederà degli investimenti massicci eh, per sviluppare le energie alternative, le, le, quindi nuove forme di mobilità, nuove forme di, eh, di produzione. E, e, Tornando al discorso dell'inflazione, quindi, se noi immaginiamo che avremo davanti a noi parecchi anni di politiche fiscali espansive e anche di politiche monetarie eh, espansive, perché, come prima appunto diceva Emilio, l'unico modo per rendere sostenibile il debito, che sia pubblico che sia privato, comunque bisogna renderlo sostenibile è avere dei tassi di interesse bassi e questa ricetta diciamo, è stata già applicata nel dopoguerra dalla Federal Reserve, la Federal Reserve dopo la seconda guerra mondiale per rendere sostenibile l'enorme quantità di debito fatto dallo Stato per appunto finanziare la guerra mantenne i tassi di interesse più bassi dell'inflazione per parecchi anni, quindi questo da un punto di vista di investimenti che, che è appunto il lavoro che io faccio, che cosa significa? Significa che Investire propri risparmi in obbligazioni eh, in questa fase, in una fase di reflazione, è un, una pessima idea. Perché? Perché anche se non perdiamo da un punto di vista nominale, perdiamo da un punto di vista di capitale, cioè il valore dei nostri risparmi, se sono investiti puramente in obbligazioni, da qui ai prossimi direi almeno 4-5 anni, è destinato ad essere eroso. Però politiche fiscali espansive combinate a politiche monetarie espansive significa maggior crescita. Quindi la, la nostra diciamo, opinione per i prossimi dieci anni è che avremo finalmente dei tassi di crescita superiori a quelli che l'economia europea ha registrato nei dieci anni precedenti alla pandemia. Soprattutto l'Italia finalmente avrà l'opportunità di uscire da. Vent'anni di crescita asfittica, naturalmente questo eh, ci costringerà a convivere con un'inflazione eh, più elevata di quella che abbiamo avuto nei dieci anni precedenti alla pandemia, però tenete presente che nei dieci anni precedenti alla pandemia la Banca centrale europea ha sempre sovrastimato l'inflazione, perché l'inflazione in, in eurozona non è mai riuscita a superare più o meno il livello dell'1%, cioè la, la Banca Centrale Europea non è mai riuscita a stabilizzare l'inflazione intorno al 2%. Quindi eh, quando diciamo, la pandemia sarà effettivamente controllata a livello globale, perché non possiamo focalizzarci solo su, sull'Europa Euro, sull o sul Paese, perché questo è un problema che riguarda tutto il mondo, quindi non possiamo dire in questo momento quando verrà gestita, però quando il problema verrà gestito meglio e quindi verranno superati i cogli di bottiglia, secondo noi si tornerà ad un tasso di crescita dell'inflazione in Eurozona che mediamente sarà superiore a quello dei dieci anni pre precedenti e quindi probabilmente avremo un'inflazione che finalmente sarà intorno all'obiettivo della Banca Centrale Europea. Ehm, questo che cosa significa per noi europei? Significa che la Banca Centrale Europea a differenza della Federal Reserve potrà prendersi più tempo e quindi non pensiamo che alzerà i tassi non lo farà sicuramente l'anno prossimo ma probabilmente non lo farà nemmeno nel 2023. Volevo dire un'ultima cosa sul, sull'inflazione negli Stati Uniti che è molto più alta della nostra e questo, la chiave di lettura che noi diamo è che è dovuto al modo diverso in cui le, il governo americano diciamo, ha deciso di dare aiuto all'economia reale rispetto al, al nostro modo di aiutare l'economia reale. Allora tenete presente, come vi dicevo prima, tra l'amministrazione Trump e quella di Biden sono stati dati 25 punti percentuali di aiuto all'economia reale in termini di, diciamo, di, di PIL, e una gran parte di questi sono stati proprio soldi dati nei conti correnti degli americani. Cioè, tenete presente che tra la manovra Trump e quella di, di Biden, gli americani, i cittadini americani, circa il 75% dei nuclei familiari americani ha ricevuto um, in meno di 12 mesi una cifra pari a 700 miliardi di dollari, così come anche le piccole e medie aziende hanno ricevuto aiuti importantissimi, parliamo di centinaia e centinaia di miliardi di dollari, mentre noi europei abbiamo scelto un'altra strada, che era quella di evitare che le aziende licenziassero il personale e abbiamo dato tante garanzie. Quindi che cosa sta succedendo negli Stati Uniti che questa enorme quantità di denaro che è stato forzatamente risparmiato, perché nei, nei mesi del lockdown non hanno potuto naturalmente spendere, si è riversato e quindi abbiamo uno sbilanciamento in questo momento in America tra domanda ed offerta che comunque nel corso diciamo, dei prossimi trimestri dovrebbe rientrare. C'è però una nuova variabile che secondo noi potrebbe mh, fare in modo che l'inflazione a livello globale sia destinata ad essere più elevata rispetto al passato, che è il fatto che mentre... Diciamo, da quando la Cina era entrata nel WTO, nella World Trade Organization, fino a appunto pre-pandemia, la Cina ha esportato deflazione in tutto il mondo, ci sembra che sia iniziato un nuovo corso, soprattutto con questa priorità che il governo, diciamo, il regime cinese si è dato di. A creare una società più equa, con una ricchezza meno concentrata, quindi sostenibile, come dicevo prima, da un punto di vista sociale, ci sembra quindi che la Cina è destinata nel corso dei prossimi dieci anni a non essere più esportatrice di deflazione. C'è anche poi un tema probabilmente di revisione delle catene di produzione, perché quello che la pandemia ci ha dimostrato è che questo fatto di avere la produzione di alcuni eh, diciamo beni concentrata in paesi, mi riferisco ad esempio ai semiconduttori, Taiwan produce circa il 50% dei semiconduttori a livello mondiale poi quando succedono tragedie di questo genere diventa naturalmente difficile l'approvvigionamento quindi ad esempio la Germania ha deciso adesso di sovvenzionare le aziende che decidono di costruire impianti per la produzione di, di semiconduttori appunto qui in Europa, quindi probabilmente questa pandemia ci porterà a ripensare le catene di approvvigionamento, in qualche modo forse anche ad accorciarle e questo naturalmente potrebbe poi avere un impatto sui prezzi perché non è detto che si continui sempre a produrre nei posti che sono generalmente molto lontano dove il costo del lavoro è più basso. Bene, grazie Emanuela. È una visione decisamente molto positiva e credo che la so, vorremmo sottoscriverla sottoscriverla tutti. Eh, in effetti stiamo notando che a livello internazionale si guarda l'Italia in un altro modo eh, rispetto a qualche anno fa o a molti anni fa. Eh, ieri addirittura abbiamo citato un'espressione: un l'Italia come Land of Opportunity, che è un'espressione che si usava per la grande America dei decenni eh, passati, ma ormai sono molte sia le banche. Eh, le banche d'affari, ma anche gli investitori a diversi livelli che guardano l'Italia come un paese che ha delle grandissime opportunità. Manuela ci ha anche indicato quali sono alcuni dei vantaggi competitivi che l'Italia eh, sta iniziando a presentare. Dico sta iniziando, mi scuserete, ma stanno emergendo adesso alcuni fattori particolarmente positivi. Certamente dobbiamo fare ancora i conti con una serie invece anche di limiti ed ostacoli. Allora qui andiamo. Eh, poi c'è il fattore Draghi, eh, non è eterno, ma in questo momento agisce in maniera particolarmente eh, positiva. No? Allora andiamo da Giovanni Dolcetta, Giovanni, hai sentito eh, quali sono i punti di vista? Eh, di Emilio Rossi e quelli appunto un po' più positivi ancora che non è negativo ma quelli ancora più positivi di Emanuele eh, Donofrio eh, certamente Confindustria segue con molta attenzione gli sviluppi eh, in, in tutto il mondo ma naturalmente particolarmente in Italia ci sono alcuni colli di bottiglia, ci sono alcune novità che riguardano il mondo del lavoro non sempre positive eh, c'è però anche tutto l'aspetto del finanziamento che è molto importante da, sia dall'Europa che dall'interno del Paese quali sono le eh, prospettive di sviluppo che voi vedete più probabili? Grazie. Allora, beh, innanzitutto comincerei a dire che ci aspettavamo un rimbalzo e, e il rimbalzo c'è stato. È stato un rimbalzo anche più forte di quello che ci si poteva aspettare e quindi di questo non possiamo che essere contenti. Eh, vorrei dare qualche dato dal nostro osservatorio eh, industriale, in particolare parlo della provincia di Vicenza, le vendite... Rispetto al trimestre dell'anno scorso, trimestre 2021, sono cresciute di circa il 15% per il mercato domestico, del 15,6% per le, il mercato eh, dell'Europa, della UE, e quasi 18% extra UE. Questo, una volta in più, ci dice che l'export eh, nella nostra provincia e per le nostre aziende è trainante. Eh, non è una novità, lo è da tanto tempo, sappiamo. E, e tutti e sapete sicuramente anche voi, l'export della, della provincia di Vicenza è uno dei, dei, dei più importanti in Italia. Siamo la terza provincia, mi sembra, come export generale e, e la prima pro capite. E, e prendendo anche qualche altro dato un po' più dettagliato che ho voluto portarmi, eh, proprio sull'export, possiamo dire che nel 2021 l'export della provincia di Vicenza, sempre parliamo in questo caso di quasi 10 milioni eh, di euro contro i 9 milioni e 3 del 2019, eh, non parliamo del 2020 era calato a 7 milioni, questo è un dato che però vale per esempio per tutte le province del Veneto con leggere differenze ma diciamo che sono assolutamente in linea e, e, e quindi è il Veneto tutto che è, è una regione chiaramente importante con la Lombardia che ci dà un segnale diciamo sicuramente attendibile di com'è. Quindi partendo da questi dati possiamo dire di essere molto contenti. Questi dati però e questo aumento delle vendite, dell'export, eccetera, eh, bisogna un attimo analizzarlo. Non è univoco, non tutti i settori hanno avuto lo stesso trend, eh, ci sono molti settori per fortuna che stanno andando bene benissimo. Eh, e ci sono altri settori che stanno andando male. Uno fra tutti è l'automotive, non un settore da poco perché in Europa l'automotive è quasi il 50% del PIL europeo preso globalmente, quindi non solo case auto ma anche eh, tutta la catena eh, del valore che si porta l'automotive. Eh, e quindi è un tema che ci fa un po' riflettere e ci preoccupa un po'. Il eh, perché di questa, di questa situazione così difficile da va ricercata? In, ci sono ovviamente tante spiegazioni, una fra tutte però è lo shortage del, delle materie prime e, del, e, e dei semilavorati, in particolare si parlava prima dei semiconduttori eh, e, e che, che sono effettivamente un, un tema di grande preoccupazione e di grande crisi, eh, non solo perché non ci sono ma anche perché eh, impediscono di fare una programmazione in un settore dove c'è sempre stata grande programmazione le case auto generalmente emettevano dei cosiddetti IDI una previsione di acquisto dei, delle, delle forniture molto precise per i tre mesi successivi eh, oggi eh, brancolano al buio anche loro quindi questa è una cosa un po' eh, impressionante quindi il, la, il settore dell'automotive che è anche connesso molto al, al, al tema della lotta al clima e della sostenibilità perché la transizione green eh, è, sicuramente coinvolge l'automotive in maniera importante passiamo, pensiamo a tutte le macchine elettriche eccetera eh, è, è un tema che, che fa riflettere e, e qui vorrei subito legarmi a questo fattore della, della transizione energetica e della sostenibilità perché è sicuramente un obiettivo che noi dobbiamo porci è un obiettivo importante però va, va seguito con attenzione e va promosso eh, con, con i giusti step, perché altrimenti si rischia di creare dei danni ad alcune filiere eh, molto importanti. Pensiamo, alla, rimanendo nella filiera dell'automotive, ai fornitori del, dei componenti dei motori endotermici. Eh, questi qui vivono un momento in cui non sanno se avranno futuro o non avranno futuro. Quindi io penso che i governi in questo momento hanno una grande responsabilità di portarci a un obiettivo importante, ma portarci nella, nella, nella maniera giusta. Detto questo, eh, il, il tema volevo dire appunto: non voglio essere più negativo dei miei colleghi, anzi, ma, ma però realista. Quindi noi siamo molto contenti di come stiamo andando e speriamo che questo trend di crescita possa continuare a essere sostenibile anche nel futuro. Però dei dubbi ce li abbiamo, qualche nuvola la vediamo, qualche, qualche tema è, è, da, è da capire. Eh, materie prime, dicevo, questo è, è trasversale su tutti i settori. L'aumento del costo delle materie prime e la reperibilità delle materie prime è, è un tema eh, molto importante e è, è da tenere sotto controllo. Eh, I trasporti, anche internazionali, sono un altro tema eh, molto rilevante. Eh, diciamo che il costo del container, per fare un esempio, è cresciuto in maniera esponenziale, si parla di tre volte, ma a volte anche dieci volte in più di quello che era qualche anno fa, e soprattutto ancora una volta c'è un tema di affidabilità eh, e di, sulle tempistiche, cosa che nelle programmazioni industriali è veramente un, ha un impatto molto importante. Quindi diciamo che eh, ci sono una serie di fattori, in questo momento... Che ci fanno riflettere che vanno gestiti in maniera corretta perché, in pochissimo tempo, in pochi anni, sono successe talmente tante, eh, talmente eventi, talmente devastanti, con grande impatto che non si potevano prevedere fino a un po' di tempo fa. E fino adesso, non ho parlato di pandemia perché possono essere legati o meno, questo è un tema anche da capire. E, e, che quindi la, le, tutte le aziende eh, e le industrie, come tutti, tutti quanti noi nell'economia, dobbiamo cercare di capire. Come, come declinare. Eh, la, il tema, eh, secondo me, fondamentale è quello anche di capire se eh, riusciremo a riadattarci e in che velocità a una nuova realtà. Eh, è un tema che si, si, ho sentito prima che, che condivido appieno è la supply chain, eh, la supply chain mondiale. L'esempio dei microchip per l'automotive è, è un grande esempio. Uno adesso, ex post, è anche facile domandarsi: ma è possibile che le case auto con la pianificazione che hanno, con la dimensione che hanno, si siano messe in mano tutto il mondo al 50% di produzione dei semiconduttori a Taiwan? Sembra quasi incredibile, però è stato così. Eh, i trasporti hanno questo effetto che hanno dimostrato di avere un impatto incredibile fino a poco tempo fa si pensava che non ci fosse nessun problema e andasse tutto bene quindi cosa vuol dire questo? non bisogna più essere globali sicuramente no, noi le nostre aziende devono continuare a essere globali l'abbiamo visto con questi dati l'export, la presenza di tutto il mondo per noi è fondamentale però magari va ripensata è una globalità più locale, permettetemi di dire, eh, avere stabilimenti più piccoli eh, ma più diffusi nell'ambito de, 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 dei vari continenti, quindi agire nel, negli Stati Uniti localmente come si fa in Asia, come si fa in Sud America, piuttosto che mega stabilimenti in Cina eh, che producono per poi esportare in tutto il mondo, forse questo è, è un tema. Quindi eh, tutti questi, questi fattori per dire è un momento particolare. E come è il momento di grandi cambiamenti, e come tutti i grandi cambiamenti possono portare delle opportunità, ma ovviamente anche dei rischi, quindi va gestito assolutamente con, con attenzione. Grazie, eh, noto, scusami eh, Giovanni, che non hai citato per nulla il tema del lavoro, non la scamperai così perché nel secondo giro ne dobbiamo eh, parlare per quanto in breve. E invece andiamo adesso a, eh, a, a, Gian, a Gianmarco Montanari. Gianmarco eh, non è solamente eh, un economista, è un economista che eh, lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia. Abbiamo toccato in tutti i modi il tema della tecnologia. E eh, nello scenario così, diciamo, relativamente ottimistico che stiamo tracciando eh, in questo panel, certamente il ruolo della tecnologia è estremamente importante, sia sotto profilo della crescita della produttività, così come della creazione di nuove opportunità di lavoro, della soluzione di temi enormi come quello del climate change e via dicendo e via dicendo. Eh, dopo, secondo te, nella tua, nel, tuo, nel, nel tuo scenario personale, nello scenario che tu eh, vedi come più probabile per diciamo, il dopo Covid, che bene o male prima o poi si esaurirà, eh, come vedi lo sviluppo anche legato appunto a questi fattori tecnologici? Poi tu mi citavi in particolare quello che tu ritieni un elemento importantissimo, ossia quello del contrasto tra materiale e immateriale. Ci spiegherai poi cosa intendi precisamente con questo. Grazie Enrico, grazie a tutti. Prima di tutto devo scusarmi per questa assenza oggi, ma come tu sai, ci siamo in una fase di auto-lockdown scientifico-strategico in IT. In quanto ci siamo rinchiusi per ben cinque giorni con i nostri principali scienziati a parlare proprio di quello che è la, lo sviluppo della tecnologia del mondo. Dal nostro punto di vista e per mettere giù quello che è il prossimo piano strategico. Quindi stiamo proprio parlando di futuro e per questo mi dispiaccio. Confido nel prossimo anno una maggior presenza, anche perché essendoci anche presente, l'amica Manuela Don ed ex collega Manuela Donoff l'avrei riabbracciata dopo due anni almeno molto volentieri. Ma, detto questo, io eh, direi che condivido tutto quello che è stato detto in, in precedenza. Volevo, come hai detto bene, concentrarmi su quello che il lockdown ci, sta, ci ha lasciato, perché ormai il lockdown eh, il Covid ci ha lasciato, perché ahimè il Covid è ancora presente tra di noi. Non sappiamo appunto, speriamo nel 2022, non sappiamo ancora per quanto, ma sicuramente eh, ha, ci ha portato una serie di accelerazioni e ha portato diciamo in luce quelle che erano delle situazioni che erano già presenti. E che sicuramente eh, diciamo, rimarranno. E per, in maniera un po' sintetica e rappresentativa, è quello che io chiamo il dilemma del, del reale verso virtuale, dell'immateriale verso il materiale. Perché il codice ha portato a una, una frattura di un trend che è durato almeno vent'anni, perché con l'introduzione del digitale di internet, quindi fine anni 90, inizio del 2000, noi abbiamo vissuto fino all'altro ieri, o almeno fino a un anno e mezzo fa. A questo grande scontro tra quello che era il mondo del digitale dell'immateriale versus il mondo del materiale uno scontro in cui pre, il, si allargava il perimetro dell'immateriale e dall'altra parte si riduceva quello del materiale pensiamo a tutto quello che è stato il tema dell'e-commerce, no? quindi del, del commercio elettronico che andava a detrimento del, del commercio classico con brick and mortars, come si dice. Beh, Questo è successo che è cambiato, si è rotto. Questo, questa tendenza di questi due vasi comunicanti tra materia e il materiale, quello che mi sembra di poter dire è che si è rotto. Da una parte si è rotto perché c'è stata una grande convergenza una grande convergenza legata soprattutto alla tecnologia. Pensiamo a tutto quello che è stato, la tecnologia che è stata sviluppata a partire dall'IoT, quindi dall'avvicinamento tra questi due mondi, che ha permesso l'avvicinamento di questi due mondi, l'Internet of Things, piuttosto che a quella che sono le tecniche di progettazione e di innovazione, di sviluppo di innovazione che sono legate alle tematiche del computational sciences, piuttosto che anche device ormai che sono sempre più vicini L'uomo che avvicinano quindi la macchina e il software all'uomo. Pensiamo alla startup di Neuralink di Elon Musk, un esempio per tutti. Ma cosa vediamo in questa rottura? Noi vediamo che, da una parte, eh, abbiamo una crescita dell'importanza e della rilevanza del, materi del, del, del materiale, perché abbiamo scoperto nell'epoca Covid che l'innovazione non è solo innovazione fatta da qualche app, o, ma è un'innovazione che, che ha della ricerca dietro, che richiede della ricerca dietro, ricerca che richiede tempo, che richiede investimenti, che richiede importanti finanziamenti e che richiede anche delle grandi dimensioni, perché abbiamo visto come... Stiamo uscendo, siamo usciti dalla, dalla crisi legata al Covid proprio alle grandi, far, alle grandi aziende farma che hanno tutte queste caratteristiche. Quindi una, una materialità della ricerca e, del, e degli attori presenti. Dall'altra ci siamo resi conto, come è stato un detto, che eravamo in un mondo dove ritenevamo, insomma, un mondo consumistico dove i paesi più avanzati, dove abbiamo inserito nei paesi più avanzati, abbiamo mantenuto la progettualità, l'assemblaggio e poi ci siamo, abbiamo, scoperto, ci siamo, abbiamo scoperto in questi due anni qua che la supply chain è molto lunga, che dietro alla progettazione, all'assemblaggio, a, 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 a quelli che sono i lavori più creativi, poi arriva, si arriva a delle produzioni più basiche e fino ad arrivare ai materiali, e abbiamo scoperto che questi materiali vengono fatti solo in alcune parti del mondo o eh, diciamo, assemblati in alcune parti del mondo. E questo fa sì che, siccome sono magari parti del mondo diciamo, un, po', un po' complicate dal punto di vista no, eh, geopolitico, questo fa sì che eh, quello che sembrava una cosa ormai eh, diciamo, consumistica e assodata, in realtà. È, è tutta da conquistiare, forse va rivisto, come è stato detto anche in, in precedenza, quindi una crescita dell'importanza del reale. E quindi l'immateriale cosa è fatto? Si è, si è, non si è ridotto, quindi per questo dico che è, abbiamo questo dilemma, perché dall'altra parte l'immateriale anche è cresciuto di importanza e di rilevanza. Perché l'e-commerce, se vogliamo, è ancora cresciuto, ma non è solo cresciuto come materiale, come diciamo grandi player dell'e-commerce in senso stretto, ma con la, la crisi pandemica anche i classici elementi attori produttivi del brick and mortar si sono allineati e hanno cominciato a fornire strumenti digitali. Tutti noi siamo diventati più digitalizzati e questo mi permette oggi di essere qua con voi, l'importanza delle connessioni, delle bande, di tutti quelli che sono i servizi eh, to-home no? che, che come persone fisiche e come azienda Abbiamo ormai imparato e eh, ormai siamo diciamo in qualche modo anche eh, legati a queste tipologie di servizi. E dall'altro lato abbiamo scoperto che ci sono dei rischi legati agli materiali che sapevamo che c'erano anche prima, ma che abbiamo sentito sempre più vicino a noi per esempio il, tutto quello che il mondo, è legato al mondo cyber risk. Quindi se, se la, questa struttura dicotomica tra l'immateriale, vince l'immateriale, cresce l'immateriale, cresce l'immateriale, in questo periodo qua abbiamo scoperto che in realtà è una struttura che si è interrotta, uno scontro epocale che si è interrotto e invece abbiamo rivalutato quelli che sono alcuni aspetti del materiale e abbiamo portato ancora più in alto quelli che sono alcuni aspetti dell'immateriale. Dell ma eh, letto eh, come si stanno sviluppando, si stanno sviluppando in tutto il mondo, ma come dico sempre, io stiamo parlando di ormai del COVID, post-COVID, tutto quello che c'è dell'innovazione. Quando siamo ormai alle soglie forse di una quinta rivoluzione industriale, quando il mondo ancora non ha concluso la terza rivoluzione industriale, perché la terza rivoluzione industriale, che è legata all'elettrico, sappiamo che oggi diciamo, forse i cellulari sono presenti in tutto il mondo, ma l'elettricità non è ancora arrivata in tutto il mondo. E questo ci dice che quello che ci siamo appena raccontati su il, questo scontro dicotomico tra l'immateriale e il materiale non è, diciamo, Ugualmente rappresentato nel, in, ugualmente in tutte le aree geografiche. E su questo ricordo due dati, proprio giusto, giusto due. Eh, se andiamo a vedere, dato tra l'altro eh, 2019, quindi. Antepandemia, e sicuramente si è incrementato questa, questa rottura in questo anno e mezzo. Eh, se andiamo a vedere le 25 società al mondo che hanno fatturato superiore nel 2019 ai 10 miliardi eh, di euro, eh, scopriamo che se, su queste 25 società 14 sono negli Stati Uniti, 6 sono in Cina tre sono in Giappone e solo due sono in Europa e tra l'altro tutte e due in Germania. Eh, cosa ci dice questo? <ride> ci dice che, eh, se, penso quello che sapevamo più o meno, eh, troviamo tutti, visto che siamo quasi tutti utilizzatori in buona parte dei prodotti di queste società, che il, gli attori principali a livello mondiale sono focalizzati in una sorta di duopolio, in una sorta di duopolio geografico dove l'Europa, ahimè, è, diciamo è assente o insomma, quasi, quasi, del, tutto, quasi del tutto assente. Eh, questo, questi attori sono immateriali? Beh, se vediamo i nomi, no? perché andiamo dagli Amazon e Alphabet, eh, per intenderci, le uniche due tedesche sono SAP. È il gruppo 8 che fa e-commerce e, e andiamo giù vediamo che buona parte sono immateriali, ma per quel contrasto che dicevamo prima, quel dilemma immateriale e materiale, su cosa hanno investito principalmente queste società, soprattutto le grandi società big tecnologiche negli ultimi tre anni, se andiamo a vedere i loro bilanci non hanno, diciamo sì, hanno investito molto in software no? intelligenza artificiale queste, queste belle cose qua ma se andiamo a vedere investimenti eh, sia delle società, sia dei principali, diciamo... Shareholder di queste società hanno investito in materiali primi, nei materiali, nei produttori di materiali eh, pri, eh, primi come il silicio. Guarda caso, visto che parliamo di sorteggio dei materia, delle materie prime, hanno investito in cavi sottomarini perché l'internet, che è molto digitale, ma poi è un materiale dietro perché deve scorrere da qualche parte, non, è ancora, non scorre ancora nell'etere. In data center, e quindi anche in questo caso vediamo come, eh, c'è una convergenza tra materiale e materiale laddove i grandi profitti fatti dalle società leader dell'immateriale e che quindi hanno delle grandi capacità di portare a casa delle sinergie, delle economie di scala significative, anche a fronte di una assente o quasi assente politica di antitrust a livello mondiale utilizzano questi profitti per investire sul materiale che come ci ha ricordato il covid è molto presente è utile è necessario per la nostra vita socio-economica anche nel 2021 e anni a seguire e concludo quindi questa, questo, questo primo questo intervento eh, grazie alla disponibilità che mi avete dato per, eh, per insomma, stimolare anche una discussione, quindi, come mi sembra ci sia, sia venuto in, altre, in, in qualche altro intervento in queste interessantissime giornate, su quello che è una, un richiamo, quello che è uno stimolo a una politica industriale europea. Perché se qualche decennio fa è, stato, è stata avviata una politica industriale europea, pensiamo a quello che è stato fatto nella creazione delle Airbus per creare un leader europeo in grado di competere sul settore, sul settore strategico come quello dell'aviazione, dell dell'aviospazio, la domanda è se forse oggi non dovremmo muoverci a livello europeo, perché sicuramente non può essere fatto a livello nazionale, per creare dei big player su questi settori che abbiamo visto, che sono importanti e che tra l'altro stanno coprendo sia il mondo del materiale che del materiale, spero che l'abbiamo ormai lo condividiamo tutti, eh, se non sia necessario quindi una politica europea che permette di avere dei grandi player anche in questi settori qua che sono strategici, determinanti, erano, lo erano pre-Covid ma sicuramente lo sono ancora di più nel post-Covid e negli anni a venire. Vi ringrazio. Grazie Gianmarco. Eh, Gianmarco Montanari ci ha allargato ulteriormente un quadro che era già molto ricco e eh, adesso è diventato veramente molto ric ricchissimo, ma ci ha ricordato una cosa fondamentale eh, che non bisogna mai perdere di vista, ossia sì, è vero, siamo una, nella, nella grande rivoluzione digitale. Eh, terza, quarta che sia, poi dipende da come ognuno eh, definisce e descrive le altre rivoluzioni, eh, e, ma naturalmente la rivoluzione digitale ha una base materiale formidabile, anzi voi sapete che eh, il settore digitale consuma più energia di praticamente qualunque altro settore eh, industriale e, e naturalmente c'è una, una, tutta una, una tematica che riguarda una volta di più le materie prime, eh, che ci eravamo un po' dimenticati eh, e invece scopriamo nel 2021 che quello che 50 anni fa, mi pare che proprio quest'anno o l'anno prossimo ci sia il 50 il anniversario del Club di Roma, del rapporto del Club di Roma. Che aveva iniziato a, a, ad avvertire il mondo che ci sarebbero potute stare eh, esistere delle, delle carenze da questo punto di vista e delle shortage eh, addirittura con delle crisi eh, che poi si è, sem si è sembrato che potesse essere la crisi petrolifera di qualche di qualche anno dopo poi tutto questo eh, si è attenuato perché appunto siamo entrati a ragionare in un'era di dematerializzazione e ci siamo un po' dimenticati che qualcuno che va sottoterra a scavare col piccone eh, ci vuole sempre perché altrimenti, eh, tu hai citato il silicio, dovremmo citare il litio per le batterie, il tungsteno, il nichel, il manganese per far indurire gli acciai e produrre tutto quello che ci serve e via dicendo e via dicendo. Quindi grazie per aver e ha Riportato eh, a, a questo elemento diciamo alla nostra attenzione. Adesso noi abbiamo ancora circa dieci minuti, quindi chiedo a tutti quanti due minuti, due minuti e mezzo per un commento ulteriore. Eh, iniziando da eh, Emilio, quale qual elemento dopo tutta questa serie di, eh, di input che abbiamo ricevuto ti senti di voler mettere al centro dell'attenzione? Grazie Enrico, eh, ma direi che ci sono stati parecchi spunti. Io ho una un elemento fondamentale mh, ritengo, come avevi detto all'inizio, quello della eh, necessità di tenere... Eh sì, se puoi parlare un po' più forte Emilio, perché il tuo, eh sì. il tuo microfono è un po' debole. Ecco, ah, okay. ehm, dicevo che mh, tra i vari elementi che sono stati portati avanti vorrei ritornare un attimo sulla questione del debito, perché secondo me è quello che poi determinerà molte delle politiche dei pros del prossimo decennio in realtà e su questo c'è una stata un'affermazione di Manuela su cui concordo, il fatto che la sostenibilità del debito dipende dalla fiducia nelle istituzioni e io su questo aggiungerei che la fiducia delle istituzioni si, si ottiene e si mantiene nel tempo se le istituzioni sono attente eh, al controllo dell'inflazione e a, a non esagerare con i livelli del debito stesso. E quindi ehm, c'è la necessità sicuramente oggi di eh, continuare con politiche fiscali eh, espansive, eh, occorre però molta attenzione, eh, le politiche fiscali espansive legate a investimenti che aumentano la produttività sono benvenute come quelli per esempio che dovrebbero essere legate al Next Generation EU della Commissione europea eh, o al PNRR, o che avvengano in maniera appunto eh, nella direzione dell'aumento della produttività del, del sistema, eh, non si servono per eh, sostenere spese improduttive ecco, o, o livelli di tassazione eccessivamente eh, contenuti. Bisogna stare molto attenti a, appunto a come si mantiene una fiducia da parte dei mercati che, comunque, sono l'elefante no? che eh, all'interno di un negozio di cristalli può fare un, eh, un disastro. Va tenuto molto presente questa cosa. Avrei anche altri elementi da, da portare avanti, ma abbiamo soltanto due minuti. Volevo ritornare sul discorso della eh, scarsezza dei semilavorati, dei semiconduttori, eh, e che sono come dire, il sintomo o rivelano la problematica dell'eccessivo dell allungamento delle catene del valore. Come diceva prima. Eh, non mi ricordo come si Giovanni. chiama, Giovanni. Eh, sono pienamente d'accordo che quello è stato un sintomo molto chiaro di questo eccessivo, di, di fatto è stata una presa di rischio da parte delle aziende, perché quella dipendenza ha significato, quella dipendenza dai paesi asiatici in particolare, ha significato un, un, prendere un rischio di dipendenza. Eh, questo sicuramente sarà tenuto conto in futuro dalle aziende, in che modo? Si può pensare che ci sia alla fine una, eh, come dire, si passerà magari da un, eh, dico magari perché ancora non abbiamo un, un segnale preciso in questa direzione, ma è pensabile, molto probabile che succeda, eh, una, eh, come dire, una localizzazione geografica e si passi da una eh, preponderanza della globalizzazione. Al, eh, proprio a livello complessivo al, una globalizzazione ma locale, no? cioè a un, a un livello dove gli scambi avverranno entro grandi aree geografiche: Asia, eh, America, Europa. Eh, e quindi in qualche modo questo consentirà una redistribuzione più localizzata. Dei, dei vari eh, fornitori e quindi la, in qualche modo un accorciamento geografico della, eh, della distribuzione della supply chain. Eh, questo dovrebbe essere un fatto probabilmente positivo. Devo ripetere però che ancora ad oggi questi questo segnale di reshoring ancora è molto contenuto non c'è molta evidenza di questo fatto però Se ne è parla molto pensabile ma in realtà si fa meno di quello che certo, Manuela. in questo quadro che tutto sommato concordemente avete descritto tutti quanti come positivo insomma, possiamo essere abbastanza ottimisti qual è, qual è, qual è un elemento singolo che tu vedi che potrebbe invece far deragliare questa prospettiva per i prossimi anni. Ma quello che potrebbe far deragliare è la nostalgia per il passato e quindi secondo me il voler tornare diciamo, a guardare il breve termine e non cominciare invece ad avere un orizzonte temporale più lungo. Lasciami citare due catalizzatori che potrebbero in realtà invece accelerare questa trasformazione. Verso una, una struttura socio-economica sostenibile. Il primo acceleratore è il fatto che la mia industria, l'industria quindi del risparmio gestito, in questi ultimi anni sta investendo sempre di più sulla sostenibilità. Addirittura ci sono grandi società di gestione del risparmio, stiamo parlando quindi di trilioni di dollari di risparmio che eh, oramai già da diverso tempo adottano dei criteri di selezione degli investimenti che sono quelli della sostenibilità, che come dicevo prima non è solo una sostenibilità di tipo ambientale, di tipo ecologico, ma anche una sostenibilità sociale. Per cui, perché quello che il neoliberismo ha creato in questi ultimi 40 anni è una società in cui la ricchezza è molto polarizzata e quindi poi vediamo i risultati di una ricchezza molto eh, polarizzata. E di una povertà invece molto diffusa. E l'altro acceleratore verso dei modelli socio-economici eh, molto più sostenibili potrebbe essere l'introduzione delle valute digitali. Quando parlo di valute digitali, non mi sto riferendo assolutamente alle criptovalute, ma al fatto che le grandi banche centrali, e in primis la Banca Centrale Cinese, e adesso finalmente anche la Banca Centrale Europea e anche la Federal Reserve, stanno studiando l'introduzione di una valuta digitale che dal mio punto di vista nell'arco di pochi anni potrebbe eliminare il contante con delle diciamo così, ricadute positive a livello economico che in questo momento non riusciamo nemmeno a immaginare. Grazie eh, Giovanni eh, Manuela ha, ha toccato un punto, adesso non abbiamo tempo di sviluppare assolutamente nulla, però si ricollega alla questione del lavoro, ossia quello delle diseguaglianze ed è giusto sottolineare il fatto che siamo in una fase di revisione critica diciamo di quello che è il capitalismo e dell'economia delle shareholder e di tutto questo genere di cose perché si sono appunto determinate delle eccessive divaricazioni, eh, questo richiama anche il tema del lavoro. Il tema precedente lo lasciamo stare per il prossimo dibattito fra cento anni, ma invece il tema del lavoro oggi potrebbe rappresentare un vincolo alla crescita perché c'è un forte mismatch e soprattutto qui in Veneto, eh, ma in Italia in generale e anche negli Stati Uniti per la verità, eh, c'è un forte mismatch. Questo può essere un elemento di freno? Assolutamente, allora grazie. <coughs> rapidissimo. Dire, sono, sono emersi talmente tanti temi interessanti che potremmo rimanere a parlarne fino a questa sera, quindi cercherò di essere molto veloce, però il tema del lavoro è un punto, e ti ringrazio di averlo sottolineato, molto importante. Noi lo stiamo vivendo, lo stiamo toccando con mano, eh, la difficoltà di trovare la manodopera, non solo specializzata, ma anche manodopera eh, semplice a questo punto e quindi questo è chiaramente un punto di attenzione e, 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 e di... Eh, studio da parte delle aziende per fare in modo di capire come risolvere eh, questo momento di difficoltà nella, nel, nel match tra ricerca e offerta di lavoro che in questo momento è sbilanciato nel, nella, nella, nella mancanza proprio del, del personale. E a questo aggiungerei anche delle politiche a cui noi cerchiamo di dare attenzione, abbiamo rivolto una grande attenzione anche nell'ultima assemblea che abbiamo fatto, al coinvolgimento dei giovani nelle aziende, che eh, di far capire eh, ai ragazzi che venire a lavorare nelle aziende, nelle fabbriche, negli stabilimenti eh, può essere un, un cool come eh, lavorare in, in altri ambiti magari più conosciuti eccetera. Grazie, eh, Gianmarco hai 60 secondi per dirci perché un, un giovane, ce ne sono tanti che ci seguono, Uh, oggi dovrebbe dedicarsi alle STEM, alle materie scientifiche e soprattutto alla tecnologia. 60 secondi o non di più mi danno la multa. Guarda, eh, grazie, ci sono sono grazie. problemi tuoi. Che... Grazie, ma io credo che debba dedicarsi a questo perché sicuramente è l'investimento migliore per loro e per la società che possono fare se ne ho presi anche meno di 60. Fantastico, ti ringrazio. Allora abbiamo concluso, io credo che veramente siano emersi molte indicazioni, molti spunti, quindi ringrazio Gianmarco Montanari, Emanuela Donofrio, Giovanni Dolcetta e Emilio Rossi, grazie per averci seguito e adesso chiamo Luigi Consiglio per eh, portare avanti il pomeriggio con la nuova sessione. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.